Domenica andiamo a Genova, incontreremo la Sampdoria. Ho già scritto al presidente Ferrero, ci ho mandato un messaggio. C'ho WhatsApp, c'ho scritto. C'è il sende presidente. Guarda, tutti chiamano Ferrero, ma a noi sorprese non ci piacciono, eh? Senza sorprese. Come dice la storia, Cristoforo Colombo è partito da Genova con la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Noi invece partiremo dal porto di Gioia Tauro con Giuseppe, Peruccio e Mariucci, che molti mi hanno chiesto, ma presidente, avete anche voi una flotta? Sì, una flotta di parenti ci abbiamo. Siccome a Genova è risaputo che c'è la focaccia ligure che è buonissima, i nostri tifosi sono partiti con i capecolli. Dice, il pane lo troveremo su. Non vi dico cosa hanno fatto. Hanno fatto la focaccia al capicollo, che è poi diventata anche un brand genovese. Ho ricevuto un messaggio WhatsApp da Quagliarella che mi ha detto che se lui segnerà contro di noi non esulterà. E io ci ho risposto che anche noi, se lui segnerà contro di noi, non esulteremo. Caccia manca sapore. Io ho detto ai tifosi dell'Aspro che se vanno a visitare l'acquario di Genova di avere il rigore. Già non le danno a noi, ma a me avere un po' di rigore verso l'acquario di Genova. Io dico soltanto, ragazzi, non vi portate canna da pesca, rete, guadini e soprattutto griglie, vi raccomando. Per cui i pesci li lasciamo al loro posto, ci facciamo la visita, magari ci facciamo gli occhi, usciamo con la fame e poi li mangeremo un'altra volta. Ma comportiamoci bene. Finalmente giochiamo col pallone ufficiale dell'Aspro Calcio. Proprio ufficiale, nel senso che è un pallone da ufficiale, c'ha i gradi proprio, è ufficiale. Ce l'ha fatto per noi l'Adidas. Ma non l'Adidas, quello che pensate voi, proprio l'Adidas, una piccola azienda che fa i dadi, un po' brodo, un po' suco, un po' pollo, un po' cinghiale. Proprio siamo contenti, solo che una parte c'è la linguetta per toglierlo perché dentro c'è contenuto per mangiare. Per cui sarà una bella giornata. Aspro Calcio.